Ogni anno il Salvanel scende dai monti e viene qui al parco e ci porta sempre qualcosa di diverso. Quest'anno raggiungiamo la 15ª storia del Salvanel, più abbiamo un manifestino e la 15ª storia. E che ricordo che i testi sono scritti da Nichez ogni anno, cioè Maurizio Nichetti e Giovanni Kesic. Invece c'è una particolarità quest'anno nella storia, perché l'anno scorso sono venuti i bambini dell'asilo Tambosi, che conoscevano tutte le storie che avevamo fatto negli anni precedenti e hanno portato delle loro idee, e su una di queste abbiamo costruito la storia. E quindi vediamo come i bambini conoscono le storie, riscoprono il personaggio della tradizione e inventano anche loro e partecipano anche alla costruzione delle storie. Molto bene, Andrea, pomeriggio. Avete la quindicesima storia, noi sappiamo benissimo, noi che lavoriamo nella stampa sappiamo benissimo che si ragiona per sedicesimi, d'accordo? E quindi sappiamo benissimo che l'anno prossimo con la sedicesima storia noi potremmo avere le storie del Salvanel raccolte in sedicesimo in un album che verrà pubblicato. Certo, di questo dovremo parlare con l'amministratore delegato, perché Vita Trentina sostiene questa pubblicazione, sappiamo sicuramente che è una ricchezza unica questa delle storie. Bene, c'è